Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Dall'esorcismo di Verdi Garandier. Un prete dannato mette in guardia contro l'inferno. Riprendo dal paragrafo della volta scorsa, che è abbastanza importante, lo riprendiamo e poi concludiamo andando verso la fine. Il prete non deve familiarizzare troppo con la gente. Si deve, come già lo dicevano prima di me Giuda, Belzebù e altri demoni, si deve pregare molto lo Spirito Santo, insistentemente, ma che non sia una preghiera superficiale. Si deve esaminare il proprio cuore e si riconoscerà la via che Dio vuole per ciascuno e che Lui, gesto verso l'alto, ha stabilito per ciascuno. Ogni uomo ha la sua vita stabilita e la sua missione stabilita. In particolare, ogni prete che ricopre altissime funzioni, soprattutto agli occhi di quello lassù. Egli dovrebbe essere già rivestito di dignità agli occhi degli uomini, non dovrebbe cercare di avvicinarsi agli uomini, né di familiarizzare con loro, ma deve seguire la via che gli conviene, la via che deve seguire, perché altrimenti si rovinerà. I fedeli non hanno più stima se egli cerca di mostrarsi familiare con loro e vuol fare tutto con loro. Deve regnare una certa ed anche una grande distanza tra il laico e il prete. Lo vuole Dio, l'ha sempre voluto, è stabilito così perché il prete rappresenta grandi poteri divini e cammina sulle orme di Cristo. Se li rappresenta, deve anche mostrare ai laici il sommo sacerdote. Il meglio, il più perfettamente possibile, e deve soprattutto, non potrà mai predicare abbastanza il rispetto, non potrà mai mostrare abbastanza ciò che la maestà di Dio è e a che punto tragico è tragico non inchinarsi continuamente dinanzi a questa maestà. Lo si deve già inculcare ai bambini più piccoli, avessero 2 o 3 anni. Si deve portarli dinanzi al Santissimo Sacramento con grande rispetto, si deve andare con loro in chiesa. Quando si deve dire loro di pregare ad ogni genuflessione, almeno sia lodato e adorato ogni momento il Santissimo Sacramento dell'altare. Devono poi invocare tutti gli angeli e lodare con loro la maestà di Dio, gesto verso l'alto, la sublimità del cielo, la grandezza della Trinità. Che rappresenta dunque questa Chiesa che non può più lodare questa Trinità? Che rappresenta dunque questa Chiesa che non pone Dio lontano, lontano, molto lontano al di sopra dell'uomo e non ricorda continuamente la santità di questa Trinità? Non ricorda che tutto dipende da una cosa, piacere a Dio, che trionferà lassù in una grande potenza e magnificenza. Se i preti non lo fanno più oggi in chiesa, almeno i genitori di questi bambini dovrebbero farlo continuamente. Non si potrà mai loro ricordare abbastanza fino a che punto bisogna lodare e benedire Dio, anche quando non va e anche quando sembra che Lui, gesto verso l'alto, non vi voglia bene. Proprio nella sofferenza, infatti, quando le conseguenze di questa sofferenza o la gloria o il trionfo che ne derivano, si dovrebbe ringraziare Dio e adorarlo in ginocchio per questa sofferenza che gli ha mandato, perché
Perché la sofferenza purifica l'anima e porta sulla via della virtù. Quando si vuole evitare ogni sofferenza e allontanare tutti i sassi della via, dalla via, anche la via della virtù scompare prestissimo. Guardate i preti dei tempi passati e alcuni rari preti attuali. Guardate come vivono, spesso nelle più modeste condizioni, ma portano nello stesso tempo in sé la pace di Dio che supera di gran lunga, molto di gran lunga, tutto il resto, tutta la magnificenza di questo mondo. Cristo ha detto che cosa serve all'uomo? Guadagnare l'universo o arrivare a salvare l'anima? Meglio guadagnare l'universo o perdere la propria anima? Finisco perché ci sono altri due paragrafi e dopo facciamo tutto un commento complessivo. E così io, Verdi, devo, o forse questo lo facciamo la prossima volta, forse sì. No, facciamo così che mi fermo un attimo, ci abbiamo già abbastanza diverse cose importanti da commentare su questa prima parte, no? Allora, io vorrei portare l'attenzione su un particolare che credo si noti, balza immediatamente evidente. Che distanza che c'è tra queste parole e queste esortazioni molto severe e il sentire comune che oggi si percepisce in giro. Cioè, oggi tutti pensano che un prete deve essere vicino alla gente, deve stare in mezzo alla gente, deve quasi confondersi con loro, altrimenti non ha un buono stile pastorale, altrimenti è troppo distante, non è percepito come vicino e o la gente si allontana dalla chiesa oppure quelli che sono già allontanati non c'entrano più. Perché appunto il prete non è uno di loro, non li va a cercare in questo modo e quindi io non so se queste cose le ho percepite, io le ho sentite innumerevoli volte. E per questo un sacco di gente, anche un sacco di preti, a forza di sentirsene dire queste cose, perché dopo capite, un prete è solo un prete, non è un padre eterno. Quindi a forza di sentire sempre gli stessi mantra, dopo, poverino, a volte è capace pure che ci comincia a pensare. Dice, ma che questi hanno ragione. E quindi è possibile che sulla base di questo cominci anche con queste buone intenzioni a cominciare a. Perché oggi i preti vanno vestiti come gli idraulici? Perché devono stare vicino alla gente. Perché chi è che ti metti l'atalare, queste cose qui, il latino, tutti quanti. Gli antichi gesti di distanza, no? Il prete sta in talare, quindi tutti quanti, non sta vestito come me. Poi parla il latino quando parla della liturgia, quindi non capisco niente, quindi è un mondo suo, è un mondo a parte, no? È un mondo distante. Queste sono considerate tutte quante mezze bestemmie oggi, insomma, ovviamente utilizzando questo termine in senso analogico, non in senso stretto. Eppure qui, come sovente accade, ci viene detto esattamente il contrario. Il prete ricopre altissime funzioni e questa cosa se la deve anzitutto ricordare lui a se stesso. E insomma, chi parla è un prete che sta al momento sul pianeta Terra, speriamo di non fare la fine di questo. E chiedo a chi mi vuole bene, ecco, di pregare per questa intenzione, anche se spero di non essere in condizione di andare a fare una fine così brutta, speriamo. Ricopre altissime funzioni, se lo deve ricordare anzitutto lui a se stesso. Non può pensare di essere uno qualunque, ma non è un problema di superbia. È un problema semplicemente di coscienza della propria dignità, che non è sua. Io ricordo il giorno dell'ordinazione, cioè, durante la preghiera di ordinazione, dona a questo tuo figlio, Signore, la dignità del presbiterato. Dice proprio così la formula di consacrazione. Perché io posso fare delle cose che non c'è nessun essere umano che non sia prete che possa fare, anzi.
Non ne può fare neanche un angelo, anzi, spariamola proprio ancora più, non ne può fare neanche la Madonna. Ci sono delle cose che faccio io che la Madonna non le può fare, non le ha mai fatte e non le farà mai. La Madonna non può celebrare la messa, la Madonna non può dire a una persona ti assolvo dai tuoi peccati. Non può. Certo, la Madonna può benedire, ma la benedizione della Madonna è differente anche da quella di un sacerdote nei posti dove la Madonna, vera o presunta, è apparsa, c'è questa costante, dice io le benedico le cose, ma fatele benedire da un sacerdote, perché la sua benedizione è diversa da quella di un sacerdote. Certo, la benedizione della Madonna, quindi cioè, è una cosa molto grande, ma non è quella di un sacerdote. Allora, io vorrei dire, no? Ecco, se i sacerdoti fanno troppo i Piacioni e compagnoni, per quanto mi riguarda, l'unica soluzione è che i laici cercano di dar loro una mano, evitando loro stessi atteggiamenti confidenziali, non assecondando atteggiamenti confidenziali, anche nel linguaggio, anche nel parlare. Io ho sempre detto alle persone, salvo, cioè, i rapporti che si possono creare in parrocchia, tra i parrocchiani, i collaboratori stretti, insomma, a volte. Io anche sono abbastanza tollerante con certe cose, no? Ma ordinariamente, fuori di queste cose, con un sacerdote non si hanno rapporti confidenziali, non gli si dà del tu, per esempio, non lo si chiama mai per nessun motivo per nome, e per nome non devono essere autorizzati nemmeno i familiari, anche se non lo fanno, però non devono essere autorizzati, perché anche i familiari devono ricordarsi che anche se tu l'hai visto crescere, cioè, da dopo che è stato ordinato, questo non è più uno fra i tanti. E tu non puoi più semplicemente trattarlo come tuo figlio o come tuo fratello. Non puoi. Certamente è anche questo, ma non è più soltanto questo. Un tempo, 50-60 anni fa, queste cose non c'era bisogno di dirle perché erano già normali, erano già insite. E questa distanza, perché dopo lo spiega nella seconda parte, è funzionale a mostrare un'altra distanza. Anche questo, cioè, oggi è proprio l'esatto opposto di quello che viene insegnato, predicato ormai dovunque. Dio è lontano o vicino? No, Dio è vicino. Dio è vicino, Dio ti sta sempre vicino, ti vuole tanto bene, eccetera, eccetera, no? Penso che abbiamo sentito, no? Non si potrà. Aspetta. Dove sta? Civicchia, dove sta? Che cosa rappresenta, dice, questa chiesa che non pone Dio lontano, lontano, molto lontano, al di sopra dell'uomo? Cioè, oggi ci stanno delle idee completamente astruse, dei comportamenti completamente astrusi, ormai sono diventati prassi. Cioè, non c'è più nessuno che si inorridisce dinanzi al gesto veramente orrido della comunione in mano. Ma dico, ma che te dice il cervello? Perché questo ormai è diventato prassi con la connivenza, anzi la cooperazione, anzi l'attiva iniziativa delle gerarchie della Chiesa, perché sono le conferenze episcopali che hanno chiesto queste cose alla Santa Sede, e la Santa Sede dalle prime concessioni, come dire, fatte per debolezza, per evitare che succedessero contestazioni o scismi, dopo si è trovato con le mani legate, ha dovuto fatto a uno, l'ha dovuto dare a tutti. E adesso guarda che ci ritroviamo. Ma come fa una persona che fa questa cosa a rendersi conto che Gesù Cristo è Dio? Che è colui che l'ha creato? Che è colui che sarà un giorno il suo giudice? Perché questo è. Questo è. Dio lontano non vuol dire che Dio se ne sta dall'altra parte dell'iperuranio a farsi gli affari suoi. Non è questo. Dio lontano non vuol dire che Dio non si cura di noi, che non è provvidente, che non ci ama, che non ci vuole in paradiso,
robe del genere. Non esiste una cosa del genere. Però Dio è Dio. Dio è l'Eterno, Dio va adorato, Dio va servito. Dinanzi alla maestà di Dio ci si deve inchinare. Non andare a messa la domenica, che oggi lo fanno tutti, è una cosa che fa semplicemente inorridire. Perché non, cioè, tu sei tenuto a fare una cosa del genere per amore o per forza, lo fai punto e basta. Perché sei tenuto a farlo. Perché la maestà di Dio va adorata, a Dio si devono offrire sacrifici. E l'unico sacrificio che ha dato a Dio è quello del figlio. E quello del figlio si compie durante la Santa Messa. Tu stai lì zitto, buono e tranquillo e la vivi e ti metti in ginocchio. Dall'inizio alla fine, punto e basta, ti piace o non ti piace, c'è voglia o non c'è voglia, c'è sonno o non c'è sonno, sei stanco o non sei stanco, vuoi divertirti o non vuoi divertirti. Avete sentito che dice ai genitori, se non lo fanno i preti, fatelo voi, portate i vostri figli in chiesa, metteteli davanti al Santissimo Sacramento e fateli mettere in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento. I bambini di 3 anni, tre. Io li ho visti in certe realtà dove ancora ci stanno genitori con un minimo di buon senso, ragazzini di 3, 4, 5 anni stare in ginocchio durante la messa, in silenzio assoluto. Ma sono rarità adesso. Oggi si è completamente perso e smarrito il senso di Dio in quanto Dio e il rapporto che con Dio bisogna avere in quanto Dio. Dio non è uno di noi, Dio non è alla nostra portata, Dio non è il nostro segretario, Dio non è il nostro servetto. Cioè, tu dici, che cosa stai dicendo? L'acqua calda, è ovvio che Dio non è queste cose. Sì, è ovvio che Dio non lo è, ma di fatto la stragrande maggioranza della gente lo tratta così, che arriva a morire, cioè quasi tutti, senza che mette piede in chiesa da 40 anni, senza che si è confessato prima di morire, senza che ha manco chiamato il prete prima che morisse, peraltro che sembra quasi che gli faccia un piacere a chiamarlo. Che cosa c'è dietro? L'idea che sì, vabbè, se Dio c'è, chi va bene, ma se anche ci fosse, tanto lui capisce e andiamo tutti in paradiso. Cioè, io queste cose le devo dire. Porta niente di quello che pensano, possono scrivere quello che vogliono dentro sui commenti o sulle cose in diretta o in differita. Io queste cose le devo dire. Chi pensa così rischia seriamente di andarsene dritto, sparato all'inferno. Perché non funziona così. Ho fatto un tweet questa sera, oggi è il 27 di luglio, quindi se uno apre X, che mo si chiama così, lo può andare a vedere. C'è semplicemente un'omelia di San Giovanni Crisostomo, tratta dal Breviarium Romanum del 51, che è l'omelia numero 25 sulla lettera ai Romani, che parla proprio di queste cose. È un commento, sapete a cosa? Alla fine che ha fatto Gezzabele, la moglie di Acab nell'Antico Testamento, quella donnaccia proprio inqualificabile, che il nostro Signore ha detto, tu hai fatto così? Sì. Adesso la tua fine è la morte e morirai sbranata dai cani. Questa muore, cioè nel senso che uno la uccide, la butta di sotto dalla finestra, dopo qualcuno dice ah, andiamo a seppellire perché insomma almeno seppelliamola. Quando vanno a seppellirla trovano la testa, i piedi e le mani, non c'era più niente perché adesso si erano mangiati i cani. San Giovanni Crisostomo dice, quanta gente dice, ah sì, vabbè, queste cose sì, ma Dio le minaccia soltanto, ma poi in realtà non è che le mette in pratica. E sciorina tutta una valanga di episodi, da buon Giovanni Crisostomo, uno dei più grandi padri della Chiesa che sia mai esistito, Crisostomo è il soprannome, Crisostomo in greco significa bocca d'oro, per come predicava, sciorina tutta una montagna di casi dell'Antico e del Nuovo Testamento che smentiscono questa cosa. Smentiscono.
Se non vuoi dare retta a me, guarda che devi dare retta a Domine Dio, eh. Tu non puoi rifarti un Dio a tua immagine e somiglianza e predicare un Dio a tua immagine e somiglianza. C'è gente che va a fare i video, anche sul sottoscritto, io li vedo, ma ci faccio, non, mi fanno soltanto che compassione, d'accordo? A ironizzare, ah, il prete che parla dei castighi di Dio, ma che me ne porta a me di parlare dei castighi di Dio? Ma chi ho diretta a parlare dei castighi di Dio? Ma che me ne importa a me? L'unica cosa che mi guadagno è infamate addosso e robe del genere, a me non me ne importa niente. Io queste cose le faccio, e Dio lo sa per il bene, delle anime. Chi però dà retta a quelle cretinate che vengono dette da questa gente, rischia di andarsene all'inferno. Poi, chi ascolta decida, eh. Io non devo convincere nessuno, io devo soltanto dare delle informazioni corrette da parte dell'Altissimo. Poi sono libertà delle coscienze che giudicano e che decidano a chi dare retta. Sarebbe meglio però, prima di decidere, darsi una letta alle letture, perché quell'omelia se la dovrebbero andare a leggere in tanti oggi, eh? Compresi confratelli di pari grado mio e anche di grado superiore. Perché San Giovanni Crisostomo è un vescovo, è un loro confratello. Perché non sempre quello che si sente predicare è in linea con quell'omelia. E qui qualcuno si sbaglia, eh? O se sbaglia San Giovanni Crisostomo e qualcun altro, o si sbaglia chi predica al contrario. Non c'hanno ragione tutte e due, eh? O Dio è lontano, o Dio è vicino, o Dio castiga, o Dio non castiga. O il prete deve essere uno di noi, o il prete non deve essere uno di noi. Non è che ci sta la possibilità, è vera una delle due, scegliete voi, eh. Io non devo convincere nessuno, come diceva Santa Bernadette Subiru, e concludo. A me la Madonna mi ha detto di dirvelo, non di farvelo credere. A me la Madonna non mi ha detto niente, perché a me non mi appare la Madonna, ovviamente. Sono un prete, però il mio dovere è dirle certe cose, in quanto prete, dovere ordinario e normale. Poi, se qualcuno vuole non crederci o vuole pensare che chi parla è fuori di testa o è obsoleto, è talebano o cose di questo genere, ma per carità, guarda, liberissimo, io non c'ho niente da dover dimostrare. Solo dovrò trovarmi anch'io un giorno dinanzi a Domine Dio e non posso, da lui essere rimproverato, di aver taciuto ciò che deve essere detto per il bene e per la salvezza delle anime. Tutte queste cose che stiamo ascoltando non sono altro che una evidente conferma di ciò che sempre è stato detto e insegnato.